Buongiorno, benvenuti di nuovo sul nostro canale di YouTube, nel quale stiamo inserendo tantissime video presentazioni di novità editoriali medievali, ovviamente. E oggi siamo particolarmente felici di avere con noi un caro amico, e questo posso permettermi di dirlo, che è Nicolangelo D'Acunto, che ha appena pubblicato per Carocci Editore un bellissimo saggio che si intitola La lotta per le investiture, una rivoluzione medievale, 988-1122. Sono 256 pagine per soli 19 euro, quindi un libro che, se non fosse altro che per la sua economicità, andrebbe acquistato assolutamente di corsa. Come al solito, io non voglio togliere tempo all'autore e quindi vi lascio con Nicolangelo D'Acunto, ordinario di storia medievale alla Cattolica di Milano. Prego. Bene, molte grazie caro Maurizio, grazie a Giuseppe Bianchi per aver accettato di condividere con noi questo spazio, questa chiacchierata che non vuole essere una lezione, ma semplicemente una esortazione, un invito a leggere questo libro, cercando di illustrarne i contenuti essenziali, ma senza rivelarli troppo, perché come ogni libro va letto, non possiamo raccontarlo, altrimenti poi non lo comprate più. Allora, in realtà il problema della lotta per le investiture, uno dice, ma è possibile che occorra ancora scrivere un libro su questo argomento? Sappiamo già tutto, no? Ecco, in realtà la lotta per le investiture è uno di quei temi che già presenta dei problemi dal punto di vista della denominazione, no? Perché in Italia lo chiamiamo lotta per le investiture, riforma ecclesiastica del secolo XI. I meno informati lo chiamano ancora riforma gregoriana con riferimento a Gregorio VII. Su questo argomento esiste una storiografia anche italiana e anche in italiano notevolissima. Penso, per dire soltanto, uno dei protagonisti anche della scena editoriale a Glauco Maria Cantarella, no? Che ha pubblicato proprio lo scorso anno un volume su, forse due anni fa, su Gregorio VII, una bella biografia, no? Da Salerno Editore. E quindi è un tema certamente non ignoto al pubblico italiano. Quello che mancava era un lavoro di sintesi, e però scrivere un lavoro di sintesi comporta una serie di difficoltà, proprio perché come oggetto storiografico la riforma ecclesiastica dell'undicesimo secolo, lotta per l'investitura, insomma quella roba lì, ha cambiato volto negli ultimi 50 anni e in particolare anche negli ultimi 20 anni e soprattutto in Italia si è registrata tutta una serie di studi che ha modificato la percezione di tutta questa variegata galassia di fenomeni e di problemi collegato allo scontro tra papato e impero. Ma non è soltanto lo scontro tra papato e impero, è un movimento complessivo di riforma della Chiesa che parte dal papato, che coinvolge la vita religiosa regolare, quindi i monaci che diventano i protagonisti in qualche modo di questa riforma, che muta per esempio la struttura della Chiesa, mettendo ancora più in evidenza, se possibile, il ruolo del Papa come vertice supremo della gerarchia ecclesiastica, ma impone anche dei cambiamenti nella vita quotidiana degli ecclesiastici. C'è il divieto, a partire da Gregorio VII, proprio dell'estensione, per meglio dire, a partire da Gregorio VII, del divieto di esercitare le funzioni sacerdotali per persone sposate. Quindi già prima il problema non era stato quello di consentire ai preti di sposarsi, ma era quello di consentire ai laici sposati di diventare sacerdoti. Quindi era una cosa leggermente diversa.
anche se nella pratica poi succedeva che ci fossero dei sacerdoti con una famiglia. Ecco, questo problema del celibato del clero dopo la riforma ecclesiastica dell'undicesimo secolo non si pone più e non sarà più possibile questa commistione tra lo stile di vita laicale e lo stile di vita chiericale. Questo è un primo elemento di cambiamento proprio strutturale, profondissimo, e di differenziazione poi con l'Oriente bizantino della Chiesa ortodossa. Infatti non per caso nel 1054 si consuma un silenzioso scisma tra la Chiesa occidentale e la Chiesa bizantina, e che anche su questo trova appunto il suo fondamento e il nutrimento, quindi la diversa compenetrazione tra componente laicale e componente chiericale all'interno della Chiesa e della società. Ecco, la distinzione di questi due ambiti, che si riflette in questo aspetto ma non soltanto, è il risultato più duraturo di questa che io ho definito una rivoluzione, sulla scorta di un dibattito recente, negli ultimi 20 anni, che appunto ha portato in primo piano questa componente rivoluzionaria, no, della riforma ecclesiastica. C'è appunto l'idea che con il secolo XI, con la grande trasformazione, cominci a delinearsi un orizzonte rivoluzionario come costitutivo dell'identità occidentale. Ma le rivoluzioni in passato venivano considerate quella, la rivoluzione inglese, la rivoluzione americana, la rivoluzione francese, la rivoluzione russa e cinese, ma non nessuna rivoluzione medievale. Ecco, invece io ho cercato di illustrare quanto il linguaggio della rivoluzione possa essere usato per capire questi processi di mutamento e di mutamento sistemico, ma con uno strano fenomeno, e cioè che la rivoluzione solitamente viene raccontata da chi vince. Qui invece il riferimento al carattere eversivo e rivoluzionario del processo lo troviamo sulle fonti che sono riconducibili alla parte che ha perso. Perché? Perché nel Medioevo dire che qualcosa è rivoluzionario e porta ad un futuro incognito, a una riforma, come la intendiamo noi, che cambia le cose, nel Medioevo non va bene. Anche il termine reformatio, riforma, è infatti un ritorno al passato, a una forma originaria, a un modello sentito come oggettivamente superiore e migliore. Ecco, questa rivoluzione allora va nascosta. Ecco perché non troviamo il linguaggio della rivoluzione in chi questa rivoluzione la fa, come Gregorio VII al massimo grado, ma anche altri protagonisti e su altri aspetti, no? Quindi è una rivoluzione, io ho detto, in qualche modo inenarrabile, proprio perché nella mentalità misoneista, come si dice, come dicono quelli che parlano difficile, del Medioevo occidentale, non si può avere qualcosa che non si ricolleghi al passato per fare qualcosa di buono. Deve essere per forza, cioè non può essere una cosa proiettata verso il futuro, anche se oggettivamente è così. Ma lo devi raccontare con le parole del ritorno al passato. E allora non è più una rivoluzione, ma invece per noi che la osserviamo è una rivoluzione come? Così come è una rivoluzione per i contemporanei che quel processo di trasformazione avversano. Ci sono fonti antigregoriane che dicono ma questi gregoriani stanno promuovendo una figura, una forma di umanità che è contraria alla natura. Noi non abbiamo mai visto niente di simile. Quindi addirittura proprio un dato antropologico che viene messo in discussione secondo i contemporanei critici del processo, no? È cosa che invece i protagonisti di questa trasformazione si guardano bene dal dire. Continuano a dire noi siamo gli eredi della tradizione, della Chiesa, addirittura i papi cambiano il modo di darsi un nome, no? A partire da Silvestro II, il papa dell'anno 1000, i papi scelgono di chiamarsi con nomi dei papi delle origini cristiane che hanno lasciato testi nelle decretali pseudo-isidoriane, che sono una grande raccolta di leggi, in realtà sono false, che però alimenta
tutti i processi riformatori dei secoli X e XI. Questa raccolta è del IX secolo e vi si trovano appunto queste lettere di papi messe in ordine per argomento. Ed è interessante che questi riformatori, papi riformatori dell'XI secolo, scelgano di chiamarsi esattamente come quei papi. Quindi c'è Urbano I e allora io mi chiamo Urbano II, Alessandro I, io mi chiamo Alessandro II. Questo fenomeno continuerà ancora nel XII secolo. E quindi avremo la percezione molto a lungo di questa continuità che si vuole instaurare con le origini cristiane, proprio perché, pur essendo un fenomeno di rinnovamento della Chiesa, si deve mascherare come un ritorno al passato. L'unico che fa eccezione a questa regola di scegliere il nome di un papa delle decretali pseudo-esitoriane e quindi che riconduceva al passato della storia della Chiesa alle origini cristiane, è Gregorio VII, il quale non si chiamerà Gregorio II, c'era stato anche un Gregorio VI a cui era legato personalmente ed era fedele, uno di quelli che ci rimettono durante i vari scismi e controscismi dell'XI secolo, è uno dei papi sconfitti, cosiddetti antipapi, ma è interessante, quindi si diceva, ecco, lui, Gregorio VII ha scelto di chiamarsi così perché vuole essere riconoscente verso Gregorio VI. No, Gregorio VII vuole essere il nuovo Gregorio Magno, vuole essere il papa che rilancia su basi nuove il papato, come era stato Gregorio Magno al tempo dei Longobardi, il papa che più di ogni altro aveva rafforzato l'ideologia del primato romano. E dico ideologia proprio perché sulla base di questo nucleo di dottrine ereditate dal passato, Gregorio VII costruisce un papato completamente nuovo. Un papato perfino imbarazzante per i contemporanei, perché a un certo punto chiede Gregorio VII a Pier Damiani di scrivergli una collezione canonica in cui si trovino tutti i riferimenti possibili al primato del Papa. Pier Damiani non la scriverà mai, non la farà mai questa collezione di leggi che giustificano le idee di Gregorio VII. Il Dictatus Papae, di cui si parla anche nel libro, in cui si sintetizza questa ideologia gregoriana, viene copiato dopo le collezioni canoniche. Perché? Perché dentro le collezioni canoniche non si trova niente del genere. Quindi davvero siamo di fronte a eventi rivoluzionari che cambiano i quadri mentali non soltanto a livello ecclesiastico, ma a livello sistemico, proprio perché il potere imperiale viene sottoposto a una serie di stress consecutivi che lo demitizzano, in sostanza, che riducono la possibilità di vedere nell'imperatore il vertice della società, un imperatore che fino all'età salica assomiglia più a un papa. Oggi noi diremmo questo è un religioso, infatti si occupa del controllo della Chiesa. Ecco, questo controllo della Chiesa veniva letto dalla storiografia di fine 800, inizio 900, come una fonte di degenerazione della moralità degli ecclesiastici. In realtà non è così, era semplicemente un sistema diverso. La storiografia ha sempre fatto proprio il punto di vista dei riformatori gregoriani, battezzando come immorali, come caratterizzati da un deficit di legittimità, tutti i fenomeni legati al sistema antico che i gregoriani, quelli che noi chiamiamo i gregoriani, i riformatori di XI secolo, avevano procurato di abbattere. Allora, questo appiattimento sulle fonti relative a una parte aveva provocato delle rifrazioni storiografiche. Ecco, la storiografia del Novecento ha provato a decostruire questo paradigma di interpretazione moralistica. Se voi andate a leggere i libri di scuola, si continua a dire, ecco, perché la Chiesa era diventata immorale, e c'era la simonia, e c'era il nicolaismo, no? In realtà, se consideriamo il nicolaismo cosiddetto, cioè il matrimonio del clero e le pratiche di convivenza tra ecclesiastici e donne, diversificate dal punto di vista formale, ebbene era perfettamente legittimato in alcune chiese, come quella milanese, per esempio, che difendono il diritto per i laici di diventare sacerdoti, per i laici sposati, di accedere agli ordini sacri. Perché? Ma perché quella è una chiesa, è una società diversa, in cui l'elemento laicale e l'elemento chiericale convivono.
in un sistema unitario che ha al vertice l'imperatore. In questo il Papa è una specie di accessorio in questo sistema dell'età ottoniana e salica che già in età carolingia si disegna. Ecco, con Gregorio VII invece c'è il tentativo violento di sostituire l'imperatore come vertice di questo sistema con la figura del Papa. Non è un sistema binario quello che ha in testa Gregorio VII. Perché? Perché il Papa, e lo fa vedere, può deporre l'imperatore come e quando gli pare. Cosa assolutamente impensabile. Prego. A questo proposito, professore, cogliendo lo spunto che era emerso su questa rivoluzione inenarrabile, che richiama appunto questa negatività del nuovo che già risale ai romani, l'homo novus è qualcosa che, di cui sospettare, di cui un po' dubitare, perché chissà come, da dove viene, come si è fatto, non appartiene alla tradizione, agli antichi mores. C'è una grande novità, che è quella della scomunica dell'imperatore. E anche in questo caso Gregorio cerca di attribuirle origini, quindi non è una cosa nuova, guardate che c'è già stato. Ecco, può approfondire, diciamo, le modalità con cui Gregorio porta avanti questa novità, che è anche, come diceva, una rivoluzione negli strumenti di comunicazione, quindi è anche interessante vedere la novità, i nuovi strumenti, anche di scomunicazione, direi, in questo caso. Sì, in effetti, i riferimenti, cioè, è difficilissimo giustificarlo anche per i contemporanei, perché quando si rivolge a qualcuno e gli dice trovami i riferimenti a questi, dico, che cosa ti devo dire? Non c'è niente di reale. E c'è Sant'Ambrogio che un po' condanna Teodosio, però poi non succede niente in realtà. Non ci sono esempi. E lì troviamo il primo esempio di come la storiografia e la cronachistica, quelle che per noi sono storiografia e cronachistica, diventino strumenti di lotta. Proprio perché devono giustificare, piegando la narrazione degli avvenimenti, devono giustificare delle scelte di tipo sostanzialmente politico da parte del Papa, no? Quindi la cosa bella della lotta per le investiture è proprio quello che dice lei, no? Il dover spiegare l'inenarrabile, la giustificazione di una cosa che non si può giustificare. Perché? Perché non è possibile trovare antecedenti significativi. Ma allora come facciamo? E allora prendiamo quei pochi indizi che abbiamo e li pieghiamo alla nostra necessità. Ecco, la lotta per le investiture è interessante per la storiografia, in sede storiografica, perché è il primo momento della storia medievale in cui noi abbiamo una pubblicistica, quella che dal nostro punto di vista è una pubblicistica vera e propria, cioè tutta una serie di fonti scritte che ci illustrano i punti di vista delle parti in lotta, no? E gli scarti esistenti nell'uso del materiale ereditato dalla tradizione. Se leggiamo, abbiamo per la prima volta tutta una serie di pamphlet che hanno anche fondamento storico, spesso fondamento giuridico, spesso fondamento storico e giuridico insieme, cioè diritto canonico, diritto civile e storiografia diventano un terreno su cui pescare argomenti, no? Ma la cosa interessante è che lo stesso patrimonio di norme, di fonti, di episodi, di storiografia antica viene utilizzato indifferentemente da tutte e due le parti in lotta. Cioè sia i gregoriani sia gli antigregoriani pescano gli stessi episodi e li interpretano in modo diametralmente opposto per giustificare le proprie posizioni. È un dibattito sconosciuto all'Occidente medievale, così come è sconosciuto il coinvolgimento delle masse. Cioè, per la prima volta noi troviamo le masse che non sono coinvolte soltanto militarmente negli scontri della grande storia dei battagli, histoire de bataille, di cui parlavano i nostri predecessori nel mestiere di storici, no? Qui ormai le masse sono usate dall'una e dall'altra parte per scontrarsi e per portarle dalla propria parte a sostegno di posizioni appunto estremamente deboli e delicate, no? Perché un'altra cosa che emerge, credo, da questa mia narrazione è che noi che la vediamo da dopo,
con gli occhi di chi ha visto la fine del film, possiamo ricostruire e possiamo immaginare che le parti in campo fossero equivalenti. In realtà, quelli che erano i vincitori, uno come Gregorio VII, è sostanzialmente uno sconfitto, no? Ecco, però è invece il vincitore, perché ha il consenso di quasi tutti, è Enrico IV. Poi ad un certo punto muore e la lotta perde di vigore con l'andare dei decenni, no? Come tutte le rivoluzioni. Occorre poi istituzionalizzare e dare forme di concreta organizzazione alle idee, no? Per consentire all'esse di informare la società. Però è davvero interessante questo scarto tra le giustificazioni possibili e poi invece quello che noi troviamo per una volta nelle fonti, per la prima volta nelle fonti, che sono estremamente complesse, e prima non c'è niente. Cioè, noi immaginiamo che per la storia abbiamo per tutte le epoche le stesse tipologie di fonti, e invece no, qui per la prima volta l'Alto Medioevo, con il suo silenzio, con le lacune del paesaggio delle fonti, viene superato in un paesaggio nuovo che si popola di persone che cominciano a parlare, a ragionare, a riempire delle pagine di pergamena. I libri stessi cambiano dal punto di vista proprio materiale, diventano dei libri in cui si scrive sempre di più e in cui non c'è mai spazio sufficiente sulla pergamena, no? Sono fonti poi che hanno un legame stretto con l'oralità, perché questi dibattiti che noi troviamo scritti e sintetizzati in opere, appunto, divenute per noi fonti storiche, erano spesso il precipitato di dibattiti che venivano fatti a viva voce sulle piazze, nelle chiese, nelle corti, no? Per la prima volta. Tra l'altro una lotta, diciamo, nuova, questa pubblicistica di contrapposizioni, è già difficile per gli interpreti, perché non è che c'era, come giustamente lei sottolinea nel libro, una impostazione anti-imperiale della cancelleria papale o un'impostazione di partenza anti-papale di quella imperiale, ma venivano da un milieu, da una formazione comune. Leone IX si era portato i suoi dalla Germania, quindi ognuno conosceva, probabilmente, questa è una domanda, conosceva bene gli artifici retorici che poteva usare l'avversario, e quindi era veramente una lotta all'arma bianca, se vogliamo. Sì, è esattamente questo, è molto sottile, molto fine la sua osservazione. I protagonisti sanno benissimo che cosa diranno gli altri. Nel momento in cui stanno scrivendo una cosa sanno già come reagiranno gli altri, perché sanno quali sono le fonti comuni di cui dispongono e come gli altri cercheranno di giustificarsi e su che cosa cercheranno di attaccarli, no? Quindi questo è molto interessante. È un gioco, a volte è un gioco di corte, eh? E c'è un discorso dal punto di vista proprio sociologico di produzione elitaria. Cioè, siamo comunque all'interno di una produzione di scritture che esprime le idee delle élite all'interno della società, spesso di élite chiericali che popolano sia le corti, la corte imperiale, sia la curia pontificia. Questi si conoscevano bene. Non è raro il caso di persone che fanno il salto della quaglia dall'uno all'altro milieu, ma l'attrezzatura che avevano era sempre la stessa, era quella dei vescovi formatisi nella curia imperiale e nella chiesa imperiale dei secoli X e XI, no? Il terreno comune è proprio quello dell'episcopato di obbedienza regia imperiale, no? E infatti io parlo di imperializzazione del papato. C'è qualche traccia del passaggio da questo linguaggio curiale a quello invece a cui lei faceva accenno, della, diciamo, delle piazze popolari in cui c'è un coinvolgimento? Adesso penso alla figura di Cencio di Giovanni Tignoso, no? Che anzi viene, forse Pier Damiani cerca un attimino di, non solo lui, di dire attenzione a quello che si dice, a chi lo dice e a che titolo. E... Sì, in effetti ci sono i primi problemi. O meglio, nelle nostre fonti cominciamo a vedere le frizioni tra i modelli diversi, no? Cencio è proprio in mezzo. Questo prefetto urbano, amico di Gregorio VII, è cresciuto
nel Palazzo Lateranense, insieme con il De Brando di Soana. Lo dice il De Brando, dice c'è Cinzio che è cresciuto con me nel Palazzo Lateranense. Questi dovevano fare o i preti o i funzionari pubblici. Qualcuno doveva non diventare prete, perché nel caso del prefetto serviva uno che comminasse condanne a morte, visto che gli ecclesiastici non potevano farlo. E quindi c'era questo figlio di prefetto che diventa prefetto, al posto di un altro figlio di prefetto che doveva diventare prefetto, che si chiama anche lui Cencio, guardi un po', che è l'attentatore di Gregorio VII. Anche questa è una cosa interessante, no? Lì effettivamente si vedono le frizioni che vengono fuori proprio dall'uscire dalle corti e dal portare questi discorsi in mano a persone che non sono in grado di gestirli, secondo un Pier Damiani che è ancora imbevuto di una cultura gerarchica, di una cultura che viene dalla tradizione romana e dalla tradizione ecclesiastica dell'Alto Medioevo, di certe cose coi laici non si deve parlare. No? E invece c'erano persone che andavano a stuzzicare i laici proprio perché li portavano dalla loro parte e costringevano le autorità civili a rinnovare, a introdurre una disciplina nuova e alternativa, per esempio sulla simonia o sul celibato del clero, no? Quindi il tentativo, Pier Damiani in questo è appunto importante, perché fa capire che occorre introdurre le novità. Io non dico moralizzare il clero, perché non è un discorso morale. Il clero milanese è un clero moralmente di carattere molto elevato. Sono persone che scrivono, che leggono, non ci sono da altre parti chierici di cultura liturgica, di dignità, di decoro personale, superiori a quelli milanesi che però hanno la moglie, no? Quindi Pier Damiani dice, andando lì, dice: io lì ho trovato tutte persone degnissime. Ci hanno scritto difettino, dal suo punto di vista non andava bene. Ebbene, se tu vuoi introdurre queste novità e cercare di forzare la mano a questo quadro, allora, secondo Pier Damiani, devi coinvolgere solo la gerarchia ecclesiastica. Invece, secondo i patarini milanesi, tu devi andare nelle piazze, forzare il popolo e andare sotto casa del chierico concubinario e costringerlo a scendere, processarlo in mezzo alla strada. Lo stesso accade a Firenze, dove i monaci vallombrosani, che sono molto vicini ai patarini, cercano anche loro di deporre il vescovo Pietro Mezzabarba, accusandolo di simonia però, non di nicolaismo. E Pier Damiani è sconcertato da questo atteggiamento. Perché? Ma perché portano fuori dall'ambito ecclesiastico e fuori dagli strumenti consueti usati per introdurre dei cambiamenti questa problematica. No? I cenci sporchi si lavano in casa. Per fare Perché? Perché dice, sono cose che i laici non capiscono e loro non devono decidere. Ma gli altri gli dicono, qui la battaglia è diventata dura e dobbiamo usare tutte le armi. E infatti poi scorre anche il sangue nelle città e anche tra Matilde di Canossa, l'esercito di Matilde e le truppe imperiali. Insomma, questa è una guerra vera, fatta di parole, ma anche di coltelli, di armi, di lance, di uomini e di sangue. Insomma. E qui si apre un'altra, diciamo, rivoluzione che non vedrà proprio i suoi esiti, diciamo, più compiuti adesso durante la lotta di investiture, ma si aprirà nella stagione anche, se vogliamo, crociata. Gregorio VII ha già in mente di andare a liberare la Gerusalemme occupata dai miscredenti. Ritorniamo a Cencio di Giovanni Tignoso, Erlembaldo e Ugo di Borgogna. Fate la guerra, non fate i monaci. Adesso, volendo ribaltare un po' uno slogan abbastanza conosciuto, uno si aspetterebbe che è un venditore di armi che magari che fa questo discorso, e invece lo troviamo uscire dalla bocca dalla penna di Gregorio VII. Certo, perché c'è una legittimazione della violenza rivoluzionaria, come si diceva negli anni 70. Noi, grazie a Dio, sia io che lei non abbiamo vissuto quegli anni, ma io che mi occupo un po' da dilettante di storia del terrorismo degli anni 70, e sarà un'altra rivoluzione tentata, no? Però
c'è il problema di legittimare la violenza, l'uso della violenza. E forse Maurizio si ricorda questi discorsi, no? Che oggi ci fanno un po' rabbrividire, ma che non più tardi di 30 anni fa erano la norma, di 40 anni fa erano abbastanza comuni anche sui quotidiani, no? Questo discorso sulla legittimità della violenza rivoluzionaria. Ecco, lì c'è bisogno di legittimare chi, per difendere la Chiesa o una certa idea di Chiesa, va a tagliare le teste. E Gregorio VII dice: inutile che voi facciate i monaci, di monaci ne ho già tanti, invece mi mancano i laici, mi mancano quelli che vanno con la spada a combattere. E allora un'altra grande modifica, un'altra grande rivoluzione è questa legittimazione di una milizia Cristi, che non è più la milizia Cristi del monaco che combatte contro il diavolo all'interno della sua cella. Il Miles Christi, a volte si dice addirittura il Miles Sancti Petri, il Miles di San Pietro, e quindi è al servizio del papato specificamente. E il Miles Sancti Petri è colui che usa le armi non più al servizio del re, ma al servizio del papa contro gli scismatici, contro gli eretici, contro coloro che mettono a repentaglio la salvezza dell'umanità. E quindi il piano escatologico e il piano politico si saldano nella riflessione di Gregorio VII e anche di alcuni suoi immediati successori, anche se poi viene meno questa tensione e assume altre coloriture sulle quali varrebbe la pena di riflettere, ma in un altro libro. Però diciamo che è uno snodo nello sviluppo dal bellum iustum per il potere costituito e riconosciuto al malicidio di Bernardo di Chiaravalle, se vogliamo. Sì, una delle tappe fondamentali, proprio perché non sono più soltanto chiacchiere, ma sono inviti a specifiche persone ad armarsi e ad andare a combattere. E quindi, ma concretamente, cioè Cencio Giovanni Tignoso vorrebbe anche lui diventare monaco, e Lembaldo diventare, gli dico no, tu diventerai, avrai un maggiori meriti di fronte a Dio se combatterai. E questo rivoluziona in qualche modo quello che la Chiesa aveva detto per secoli, per tutto l'Alto Medioevo, per cui tu sei un vero cristiano soltanto se combatti contro il diavolo da monaco. Quello è il vertice, no? Dell'ideale cristiano, il monaco. Qui invece l'ideologia che aveva portato allo schema dei tre ordines con al vertice i virgines, cioè i monaci, viene scossa e il cristiano va in paradiso e avrà maggiori meriti di fronte a Dio se combatte, se usa le armi, quelle concrete. Ancora una volta lì Pier Damiani è sconvolto perché dice: ma questi sono matti. Lui dice: no, addirittura tu hai pensato in cuor tuo di diventare monaco, fatti monaco domani mattina, perché dal momento in cui tu pensi di diventare monaco, pecchi da monaco. Quindi se un peccato di lussuria è commesso da un laico, tutto sommato, ma se lo commette un monaco è gravissimo. Dice: ma io non sono ancora monaco. Sì, ma nel tuo cuore la conversione è già avviata, quindi addirittura è un fenomeno nemmeno giuridico, no? Non avviene nemmeno con l'immissione dell'abito, ma con l'intenzione, secondo Pier Damiani. Gregorio VII gli dice: lascia stare, questo qui non c'è ancora Gregorio VII, ma Ildebrando interpreta tutta un'altra linea, no? In cui questi sono problemi appunto da monaci, e ai monaci dice: anzi, cerchiamo di combattere tutti insieme, perché altrimenti qui non riusciamo a far niente. E forse perché voleva restituire a Cesare quello che lui teneva di Cesare. Sì. Infatti, a chi chiede di convincere Ugo? Mi sembra che chiedesse all'abate di Cluny di fare pressione per i legami in qualche modo. Quello è un altro grande tema che in qualche modo sorprende nel mio libro, la scarsa presenza di Cluny. Noi abbiamo avuto quello che in termini storiografici si definisce il panclunismo, no? E cioè una volta si diceva, e in molti libri di scuola ancora c'è, no? Che la riforma parte da Cluny e poi si diffonde uniformemente, ma non è vero. Non è vero. No? Cluny è un centro importante del nuovo monachesimo che sta fiorendo in tutto l'Occidente a partire dal X secolo, ma non è possibile assolutamente immaginare un legame organico tra Cluny e i riformatori gregoriani. Anzi, al contrario, Ugo di Cluny è piuttosto una specie di come dire, di
di personalità intermedia tra i due mondi, quello imperiale e quello gregoriano o riformatore, no? Svolge sempre questo ruolo perché non è appiattito su nessuno dei due punti di vista, in quanto rappresenta una da sé solo una sua, come dire, una grandezza incommensurabile, è una ecclesia cluniacensis. Ecco perché Gregorio VII cerca di usare Ugo di Cluny, ma Ugo in sostanza non lo svolge poi questo ruolo, non lo svolge, non va risolutamente dalla parte di Gregorio VII, no, sarà sempre un mediatore, no? E Cluny non si appiattirà mai dal punto di vista dei riformatori, di contro a quanto invece sono convinti quasi tutti quelli che scrivono manuali di scuola meno informati su queste tematiche, no? Perché la tradizione appunto era panclunista. Oggi è molto ridimensionato questo ruolo di Cluny nel processo di riforma, no? È un luogo autonomo, un potere autonomo, addirittura crea una ecclesia autonoma quasi, sempre naturalmente all'interno della Chiesa, però il quadro è profondamente mutato proprio in considerazione di questa. Non più solo della Chiesa, si parlava di re o di lona. Certo. Cioè, questi non si fanno appiattire su un punto di vista, no? Perché hanno risorse, hanno le miniere d'argento, hanno monasteri dappertutto, hanno legami con l'impero, reclutano i propri monaci all'interno delle élite europee, quindi non è impensabile che abbraccino risolutamente un partito invece che un altro. E Gregorio sa di questo. Insieme a Cluny ridimensioniamo anche Canossa. E Canossa è un altro di quegli episodi che ha goduto di grande fortuna, no? Andare a Canossa è forse l'espressione che nel linguaggio di una volta io cerco di dire, ormai se dice a uno che dove vai andare a Canossa, stai andando a Canossa, quello dice no, non ci sto andando perché dovrei andare in quella località posta vicino all'autostrada del sole, campeggi nelle terre di Canossa, no? Perché oramai il radicamento del linguaggio storico nel sentire comune è molto molto limitato. Una volta andare a Canossa significava andare a chiedere scusa e quindi cospargersi il capo di cenere. Ebbene, Canossa è ancora un episodio importante, lo è molto dal nostro punto di vista perché rappresenta la nostra presa della Bastiglia, no? Nella mia narrazione di questa rivoluzione Canossa è la presa della Bastiglia, è il momento della desacralizzazione del potere imperiale, e però guardandoci dentro e guardando dentro le fonti si scopre che alla fine produce più problemi di quanti ne abbia risolti, no? Mi sembra che da questo punto di vista le fonti ci rivelino un'ambiguità del risultato di Canossa, perché lui che era arrivato come il colpevole che doveva farsi perdonare, ad un certo punto costringe con il suo atteggiamento con il Papa, cioè Enrico IV costringe quasi il Papa a perdonarlo, però non c'è una soluzione su tutti i punti. E quindi il risultato è un rito, un rituale che comunque ha messo in discussione per una volta il potere imperiale in modo nuovo, questo imperatore in veste di penitente, ma poi non prelude con chiarezza a quello che dovrà succedere dopo. Perché? Perché poi in Germania i principi tedeschi, che sono fieramente avversi a Enrico IV, cercano di approfittare delle ambiguità e di gettare cattiva luce sia sull'imperatore sia sul Papa, no? E infatti è un episodio che fa vedere da una parte i tempi nuovi e dall'altra l'estrema fluidità degli schieramenti, no? Perché Enrico IV, noi siamo abituati a raccontare la storia soltanto dal punto di vista del Papa, ma se andiamo a vedere gli sviluppi recenti degli ultimi 20 anni almeno della storiografia tedesca, si è molto insistito sul
disegno riformatore di Enrico IV, che non è semplicemente un continuatore del potere imperiale, ma è un innovatore, un riformatore. Addirittura Karl Bosl lo definiva un geniale riformatore. Perché? Perché ha in mente una concezione del potere regio completamente inedita, di sottomissione dell'aristocrazia tedesca, che invece non ci sta. In Italia l'aristocrazia non viene trattata allo stesso modo dall'imperatore, proprio perché in Italia il problema è quello di legittimarsi nelle città e appunto all'interno di queste strane formazioni che sono i grandi principati territoriali, quelli studiati da Sergio, da Tabacco, nella storiografia torinese in Italia. E in Italia non c'è questo tentativo di intervento pesante dell'imperatore, ma che invece in Germania è ben visibile, no? Con la costruzione di un sistema di fortezze, con una serie di interventi che mirano a limitare il potere dell'aristocrazia. Ecco, se andiamo a vederlo da questo punto di vista, Enrico IV è un imperatore molto interessante. Bene. Anche lui è un rivoluzionario. Se c'è un vincitore, ma più che il vincitore che abbiamo visto, è difficile da capire per tutta una serie di situazioni che si verificano dopo, è che impero e Germania lascia Enrico IV ai successori, anche prima di lasciarli, come vedremo, e che chiesa lascia Gregorio perlomeno fino a Urbano II. Quindi a cosa costringono nella prosecuzione e nel cambiamento i loro successori? Allora, cominciamo dall'impero, che è più facile. A trovare i motivi di legittimazione del potere e perfino della dimensione sacrale del potere nel diritto romano. Questo lo vediamo bene emergere con Federico Barbarossa. No? Lì vediamo un potere imperiale che ha capito dove andare a trovare la sua legittimazione. Non più nei contenuti sacrali, nel modello di impero ereditato da Costantino, bensì nel diritto romano. Quindi anche dal punto di vista simbolico questa accentuazione della romanità dell'impero assume dei contenuti nuovi e che si sostanziano però della tradizione giuridica. Quindi questo dal punto di vista proprio della trasformazione del potere imperiale, mentre prima aveva dei contenuti sacrali attinti in maniera abbastanza indifferenziata a diverse tradizioni di legittimazione. Per quanto riguarda invece il papato, la fine che fa Gregorio VII è quella di uno sconfitto. Gregorio VII muore a Salerno, sostanzialmente prigioniero dei Normanni, lasciando nello sconforto chi lo ha sostenuto. Perché? Perché noi lo vediamo bene in Bonizzone di Sutri, il quale scrive un libro dal titolo bellissimo, Libro per un amico, ed è un instant book, come lo chiameremmo noi oggi, no? Si chiede, abbiamo perso, se Dio era con noi. E in effetti hanno perso, perché militarmente parlando l'impero è molto più stabile. I vescovi, già durante la lotta per le investiture nella fase precedente, erano stati tutti quasi schierati dalla parte di Gregorio VII, di Enrico IV, e veramente dopo la morte di Gregorio VII sono in massa dalla parte dell'imperatore, senza quasi eccezioni, no? E il papato però ha maturato una ideologia e una capacità di osare assolutamente inedita. Quindi questa è la prima cosa che cambia, diciamo, la spregiudicatezza nell'uso degli strumenti atti a garantire al Papa la piena discrezionalità nel controllo della Chiesa. No? Questo lo vediamo già con Urbano II. Gregorio VII è ancora vincolato dalla tradizione canonistica. Urbano II dice che, in definitiva, se il Papa decide una cosa, in quel momento lo può fare anche contro i canoni. Quindi c'è la discrezionalità assoluta, che è dettata proprio dalla necessità di ricostruire dopo le macerie lasciate, sulle macerie fumanti lasciate da Gregorio VII. E Urbano II è il grande
riformatore, colui che cerca di, nel senso di grande riorganizzatore della lotta su basi nuove, in cui l'ideologia lascia il posto al pragmatismo. Quindi con Gregorio VII c'era si premeva l'acceleratore sull'aspetto simbolico, con Urbano II invece l'acceleratore è ormai sulla capacità del papato di creare alleanze al di là del passato. Se tu stai con me va benissimo, anche se sei stato ordinato simoniacamente. Perché? Perché sono io che decido. No? E questo in qualche modo ci fa vedere come il processo rivoluzionario si stia in qualche modo si stia cristallizzando, no? Con questa discrezionalità assoluta. I monaci non sono più i protagonisti della rivoluzione, lo diventano i canonici regolari, questi preti che fanno vita comune. Quindi il piano non saranno più, nel XII secolo non saranno più dei reclutati in mezzo ai monaci, ma lo saranno tra i canonici regolari. Quindi la componente chierica si impossessa sempre più stabilmente del controllo della Chiesa, sottraendola alla componente monastica, che aveva invece egemonizzato il dibattito nella seconda metà dell'undicesimo secolo, no? Il papato che sia lì è un papato rafforzato nei suoi strumenti, nella capacità di osare, ma che finalmente sa opporre un'ideologia alternativa, che si sente come un soggetto autorizzato a contrapporsi alle altre potestà. Il problema è che dall'altra parte l'impero è un impero indebolito e che fino al Barbarossa non riuscirà ad avere un'azione efficace. Ancora ce l'avrà con Enrico V, ma dopo non riuscirà ad avere un'azione efficace in Italia. Il papato stipula questo concordato di Worms, che è un testo deludentissimo. Io lo definisco proprio un testo deludente, perché è una paginetta dopo che abbiamo versato 10 enciclopedie Treccani, risolviamo tutto con di inchiostro, risolviamo tutto con una paginetta. Ecco, questo è un po' il senso della delusione. Ma perché? Ma perché non era più in questione tutto quello di cui avevano discusso per decenni. È una chiesa in cui comunque il papato è riuscito a garantire gli strumenti teorici per la clericalizzazione della ricchezza, oltre all'idea del celibato del clero, si afferma quest'idea che la ricchezza della Chiesa deve essere controllata dagli ecclesiastici, mentre nella fase precedente la ricchezza della Chiesa era controllata da ecclesiastici e laici insieme. Non solo, gli stessi ecclesiastici assomigliavano molto a laici. Quindi era una chiesa in cui le due componenti, quella laica e quella chiericale, erano fortemente compenetrate. Ne uscirà invece una chiesa in cui la componente chiericale si è staccata dalla componente laicale. E questa è la grande trasformazione. All'epoca delle distinzioni, ecco, diciamo che nell'uno e nell'altro campo, e più in generale nella cultura dell'Occidente medievale, si afferma questa idea della distinzione, della chiarezza terminologica, concettuale, di capire chi fa che cosa, no? Che poi prelude, dal punto di vista culturale, agli sviluppi successivi, no? della cultura medievale, che è tutta fondata sulle distinzioni continue, sulla razionalità delle distinzioni. Ecco, c'è anche quest'altro problema della razionalità del sistema, questo invocare comunque la ratio al posto dell'auctoritas come fondamento di ogni discorso. E questo vale per gli uni e per gli altri. Ecco, la grande trasformazione è questa, insomma, ne esce un'umanità cambiata, ne esce un'umanità in modo confuso, perché poi quando sono lì non è che si rendono conto di che cosa sta succedendo. È una guerra in cui nessuno vince, perché poi mentre loro bisticciano papi e imperatori, i comuni si stanno riorganizzando da soli. E nelle città i vescovi, anzi, collaborano a volte alla creazione di poteri alternativi rispetto all'ordinamento tradizionale, sebbene lo vogliano inserire nell'alveo della tradizione. Però è un mondo in cui, appunto, è difficile vedere chi vince e chi perde, ma sicuramente c'è stato un cambiamento che ha coinvolto tutti. Ecco.
pensavo a una cosa forse paradossale, ma le terre, finiamo? Sì, siamo quasi a un'ora, non lo guarda nessuno dopo. Cioè. Vabbè, lo tagli, è una curiosità mia. Cioè, vabbè, no, le terre di Canos, della Marchesa, che hanno consentito la resistenza militare dopo la morte di Gregorio, sono quelle dove c'è lo Studium di Bologna, dove lo, diciamo, sconfitto imperatore, gli imperatori futuri pescheranno una serie di istanze giuridiche a supporto della loro ambizione imperiale, alla base dell'essenza del loro potere. Questo è un po' uno scherzo, una beffa della storia. Una beffa della storia. Sì, proprio. Cioè, quelli che li hanno sconfitti poi li hanno. Vero. Si può dire che Innocenzo III è poi quello che incarna più di tutti questa nuova idea e questo nuovo ruolo del Papa e del Papato? Sì, sì. Non c'è una continuità assoluta a Gregorio VII, però è chiaro che lì si arriva a un livello di consapevolezza ancora maggiore. Ancora maggiore lo avremo con Bonifacio VIII. Si insisteva molto, no? Una volta su questa continuità tra Gregorio VII, Innocenzo III e Bonifacio VIII. E mentre la storiografia, in particolare Ovidio Capitani, ha insegnato a distinguere all'interno del pensiero di questi pontefici e dell'azione qual è lo specifico, no? Di questi interventi. Sì. Però non sarebbe possibile Innocenzo III senza Gregorio VI. Questo sì. Perché? Ogni cent'anni gliene capita uno. C'è un papa che è Gregorio, Innocenzo, Bonifacio. Sì, che preme sull'acceleratore. Ecco, ultimi, Maurizio, te lo giuro, questa è l'ultima perché la volevo dire. Quando si parlava di Milizia Christi, quindi la violenza, il rapporto tra violenza e l'essere cristiano e la Chiesa. Come sono riusciti i riformatori, la parte dei riformatori che spingeva per questo nuovo Miles Christi, per questi nuovi Milites Christi o Milites Sancti Petri, a farlo passare dopo le polemiche sull'esperienza della pace di Dio in cui questo popolo fermava questi feudatari, briganti, predone? Cioè questa, anche se non c'è... Probabilmente un filo, però era un'esperienza che era già stata vissuta con polemiche. Sì, ma quella veniva vista come un'esperienza di disordine, mentre questo è un'esperienza che tende all'ordine, a restituire ordine al cosmo. Cioè la differenza è sostanzialmente questa, cioè tu in questo momento, mentre combatti, stai combattendo il conflitto escatologico. Non è questione di garantire la pace tra gli uomini, ma di mettere in dubbio addirittura la salvezza. Se vince Enrico IV, vince è l'anticristo. Vince è il trionfo dell'anticristo. Vince il diavolo. E allora a quel punto che la gente si scagni o non si scagni sulla terra è marginale, capisci? Quindi è una specie di Armageddon, se vogliamo usare un po' certe terminologie. Mentre sì, quella è solo una guerra predoni contro contadini o contro preti di campagna. Qui invece stiamo combattendo lo scontro, siamo arrivati allo scontro finale. Nella percezione di Gregorio VII, ma già prima di Umberto di Silva Candida, e poi di nuovo dopo Gregorio VII in Geroch di Reichersberg, c'è quest'idea che l'anticristo rischia di tornare e di vincere la sua lotta. E allora capisce che tutte le questioni politiche, i nostri problemi, terreni, eccetera, passano in subordine. Perché? Perché la lotta politica è diventata lotta escatologica. Questo comunque cioè è un piano proprio diverso, perché diciamo il monopolio della, o comunque il controllo delle violenze all'interno di un territorio, che poi viene usato dai re, se vogliamo, quindi con le tregue, fa un passo, diciamo, in avanti a livello... Sì. Teologico e... Sì, sì, non è più questione terrena. Qui ormai stiamo combattendo un'altra guerra, un altro livello, no? E quindi vale tutto.
Io direi che potremmo stare qui in eterno a parlare di questi argomenti, anche perché sono cruciali per l'evoluzione successiva dei rapporti tra Chiesa e Papato, tra Papato e Impero, ma non solo, con poi anche tutto il fenomeno che si avrà della rivoluzione comunale, possiamo chiamarla così anche questa da un certo punto di vista, e con poi il secolo contraddistinto dalle crociate e da tanti altri mutamenti nella società del tempo. Però forse farebbero meglio a comprarsi il libro che mi sembra molto più importante e che ha il potere di sintetizzare a basso costo d'acquisto, ovviamente. Non di questi tempi è una buona non cosa. Però è nota, è degno di nota e di menzione questa cosa. Quindi io ricordo il titolo è La lotta per le investiture, una rivoluzione medievale 998-1122 di Michelangelo da Cunto, pubblicato da Carocci. Facciamo vedere la copertina. La copertina si vedrà all'inizio. Merita. Sì, certo, si vedrà la copertina, si vedranno anche un po' di immagini legate alla lotta per le investiture. E Carocci 2020, 256 pagine, 19 euro, quindi veramente ne vale la pena. Io ringrazio tantissimo Michelangelo da Cunto. Grazie professore. Io ringrazio voi dello spazio, dell'attenzione e del dialogo molto stimolante che abbiamo avuto. Vi ringrazio. E speriamo di rivederci dal vivo anche. Ma certamente. Andremo in giro a raccontare queste cose. Andremo a Canossa. E do appuntamento a tutti i nostri ascoltatori sul canale YouTube di Italia Medievale, che potete trovare anche dal nostro sito www.italiamedievale.org. Mi raccomando, continuate a seguirci e arrivederci alla prossima presentazione. Grazie a tutti ancora. Grazie. E arrivederci.